Grazie, buonasera a tutti. Dunque, io Grazie, si dice noi. raccolgo anche tante sollecitazioni che ha fatto Monsignor Simoni e torno rapidamente sul tema del rancore che è stato ben delineato e del populismo. Poi parliamo anche dei corpi intermedi, anche se io appunto non sono un dottorino, uno specialista, sono un cronista, vecchio cronista, quindi sono anch'io di un'altra scuola, non sono neanche tanto digitale. Però rancore lo vedo perché come avvenire siamo presi di mira, insomma, da tanti cattolici. Tra l'altro il rancore molto spesso è finto, nel senso che è veicolato, no? C'è questa terribile macchina che si chiama La Bestia, che è stata ideata negli Stati Uniti da questo genio del male che si chiama Steve Bannon, che è stato consigliere di Trump, che poi Trump ha dovuto licenziare. Peraltro Trump in queste ore non se la passa tanto bene perché il New York Times ha fatto una fotografia della Casa Bianca che non si era mai vista, e lo dico da laureato in storia americana in 250 anni di storia. Insomma, quindi. Mentre lei non c'è incontrato Salvini. Ecco, ci stavo arrivando, è il terzo incontro che fa Salvini, tra l'altro c'è il vostro senatore Siri qua che è presidente della fondazione Amici Italia Mosca, che dovrebbe avere i finanziamenti a cui attinge Bannon per finanziare La Bestia, però Salvini alla fine ha fatto un po' come fanno i politici italiani, ha preso questi due, Merisi e l'altro, Morisi e l'altro, sono i due leghisti geni che hanno messo in piedi questa macchina di consenso che costa 100.000 euro al mese e lui è sempre il primo sui social. Assunti al ministero, per cui li paghiamo noi, siamo a posto. Poi vediamo invece l'altro problema che gli serve, perché in queste ore, insomma, questi 49 milioni alla fine sono diventati Bisogna svegliarsi. un problema serio anche per lui. Poi le responsabilità, per carità, ognuno dice, ma bisognava arrivare in giudicato, non lo so, sta di fatto che li deve tirare fuori, lui dice di non averli, farà la colletta come dice lui, gli italiani sono con lui, però forse gli arrivano da Mosca, cioè l'Espresso che sta facendo campagne giornalistiche su questo, vediamo che viene fuori. Noi di Avvenire non ce ne interessiamo più di tanto se non da lettori. Però La Bestia funziona, perché comunque molto spesso crea, Giulio ne sa molto più di me, questi troll, questi personaggi finti. Io ho imparato a riconoscerli perché mi ricevo una caterva di insulti. Io, ahimè, faccio l'inviato speciale dopo aver fatto per 3 anni il capo degli interni, sono tornato a fare l'inviato speciale con la delega speciale all'immigrazione, così me la vedo male. Però lo riconosco il troll, perché ti arrivano insulti da figure che sono, boh, hanno una bella fotografia, un nome, poi non hanno mai postato niente su Facebook o su Twitter e ci sono magari da 4 o 5 anni. Allora uno dice vado su Twitter e il primo intervento che faccio è per insultare Lambruschi, cioè, mi sembra un po' strano. Troppo onore, troppo buono. Ogni tanto capita invece di trovare qualche buon cattolico che è vero, e allora a quel punto intervengo direttamente e faccio domande secche. Ieri, per esempio, ho fatto un editoriale sulla necessità, siccome da un mese e mezzo che sono in contatto con questi profughi, qualcuno di questi profughi eritrei che sono detenuti nelle carceri libiche. Detenuti ingiustamente, perché persino in Libia gli eritrei sono considerati rifugiati, quindi se uno è rifugiato perché deve stare in galera, soprattutto in quelle condizioni veramente inumane? Stiamo parlando comunque di galere statali, però insomma, voglio dire, sono torture, botte, e qui non viene registrato dall'UNHCR e finisce venduto ai trafficanti, perché la polizia libica è una finzione, insomma. Non c'è il petrolio che sta assicurando reddito a tutti, l'altro business lì è la carne umana, quindi si tratta di sopravvivenza, di ricchezza. Ecco, quindi. Poi non è che i libici quando vedono la pelle scura siano molto tolleranti, tutti i nordafricani sono piuttosto cattivi con i subsahariani. E ricordiamoci che noi mandavamo gli eritrei in Libia e i libici in Eritrea a combattere, perché abbiamo contribuito all'inimicizia ai tempi delle colonie. Comunque, questo ragionamento mi ha portato a dire, ma insomma, facciamo un grande corridoio umanitario, non in Italia, in Africa, troviamo questi paesi, lo diceva anche Salvini, no? Facciamo questi centri di identificazione, sì, non li puoi fare in Libia, però troviamo, l'Unione Africana in questa storia è sempre stata assente, no? Coinvolgiamola, l'Europa, l'Africa, cioè, è un ragionamento, una provocazione, nulla di più, me ne sono arrivate di tutti i colori e questo signore che
citava Chesterton, avvocato, mi dice, mi dà del traditore. Traditore, tu vuoi guadagnarci sopra? Gli dico, ma scusi, ma ha letto il mio pezzo o le spara a caso? E lui mi dice, no, ha ragione lei, questa volta ho sbagliato. Dico, diciamo la stessa cosa. Cioè, non dico di portarli in Italia, dico solo di salvare delle vite umane. Cioè, se sei cattolico, neanche questo ti va bene. Insomma, adesso basta. Ha ragione Monsignor Simoni, cioè, rimettiamo per favore i 10 comandamenti al centro della vicenda, o perlomeno il comandamento dell'amore, se no ci perdiamo. Ecco. Su queste cose bisogna essere piuttosto tranquilli. Però ecco, il rancore c'è ed è stato, io non credo che siano stati poi, insomma, Francesco Marsico e tanti altri che interverranno ne sanno molto più di me, però io non credo che i social media siano quelli che hanno alimentato questo rancore, lo diceva bene lei, c'è un rancore che è preesistente, ed è preesistente perché comunque c'è stata questa terribile crisi economica che ha affiaccato il nostro paese non è stato capace di superarla, perché l'ha superata il Veneto, l'ha superata la mia Milano, neanche tutta la Lombardia, ma il resto d'Italia fa fatica, un po' forse Roma, insomma è una ripresa molto a macchia di leopardo. Quindi, e poi comunque c'è una marea di gente che è stata espulsa e che non torna più alle condizioni di prima, e quindi tutto questo genera sicuramente risentimento. Io non so se voi conoscete, se state su Facebook, se conoscete il milanese imbruttito. No, il milanese imbruttito, lo dico da milanese, è un personaggio interessante, è molto intelligente, è una serie di gag che vanno su Facebook con dei video sponsorizzati dalle aziende, con questo personaggio che prende in giro il milanese, fa l'uomo d'affari, insomma, e lo fa con una spiccata propensione dialettale, prende in giro i meridionali, insomma è diventato virale, no? Come si dice, fanno le magliette con le sue frasi. L'attore che lo fa è un ragazzo di tanti anni fa che ha la mia età, Germano Lanzoni, nato e cresciuto come me in una periferia milanese, quindi abbiamo vissuto da milanesi l'arrivo dei Giargiana, cioè dell'immigrazione meridionale, quindi abbiamo vissuto anche quello che si è creato nelle periferie, il mix, i conflitti, le bande che ti rubavano le cose, poi li conosci, ci vai insieme, insomma, abbiamo vissuto questo tempo, ci siamo conosciuti quando la Caritas Ambrosiana lo ha invitato perché ha fatto una campagna contro il razzismo e i ragni di Lecco scendevano dal Pirellone e lui faceva il testimonial. E alla fine abbiamo parlato del rancore e lui mi diceva, guarda, te lo dico senza essere un sociologo, la causa del rancore è questo, ci avevano promesso tanto, non ce l'hanno dato e la gente è arrabbiata per questo. Non è che sono poveri e non mangiano, perché a Milano ce n'è pochi che non mangiano davvero, però i nostri sogni sono andati via, magari li hai realizzati tu che fai il giornalista, io che faccio l'attore, però gli altri no. E questo porta rancore, quindi con chi te la prendi il rancore? Con chi pensi che venga a portarti via? Oppure con chi ce l'ha fatta? E quindi questa è la dicotomia, no? Alto-basso, oppure quello che invece viene e ti ruba. Poi alla fine ci sono tante dimostrazioni girando l'Italia del fatto che l'immigrazione mai manda avanti questo paese, contribuisce al 9% del PIL. Fino a un anno e mezzo fa il tema reggeva, adesso ti danno addosso. Quando ha provato a dirlo Boeri volevano far dimettere e stava dicendo, signori, se li mandiamo via non vi pagano le pensioni, però la gente se la prende con lui perché lo dice, vabbè, non ci pagheranno, faremo a meno delle pensioni, cosa volete che vi dica, cioè, ormai è così. Quindi il rancore a questo aspetto. L'altro aspetto però, che non è di marca leghista ma viene più dai 5 Stelle, che è un fenomeno che conosciamo poco, anche quello lì è un fenomeno che ha fatto una grande presa nelle parrocchie, soprattutto al sud. Questo mio direttore Marco Tarquinio l'aveva individuato già più di un anno fa, ha avuto poi qualche problemino intervistando Grillo, ma insomma poi alla fine l'aveva vista giusta perché aveva trovato alcuni esponenti cattolici anche di movimenti come i focolari, così, che invece si sono impegnati con i 5 Stelle. Di Maio stesso poi viene insomma, ha avuto legami molto, molto stretti con la diocesi di Acerra, insomma, quindi ha una formazione cattolica, non lo è probabilmente, ma viene da lì, molta di quella gente viene dal mondo associativo e poi dopo ha preso questa strada. Però lì si è creata questa
dicotomia forte tra l'alto e il basso del populismo. Per cui viene questo slogan che aveva lanciato Grillo, no? Cioè uno vale uno, e per cui io sono laureato all'Università della Strada. Li riconosci perché sui social si presentano così, facilmente confutabile. Quando vai al pronto soccorso, vuoi il medico laureato all'Università della Strada o vuoi lo specialista? Scegli tu. Esatto, esatto. Non senza competenza. Infatti questo è l'altro aspetto, no? La crisi dei valori è anche quella della crisi della competenza. Il ponte di Genova è venuto giù perché l'ha fatto uno della casta, se lo facevo io andava meglio, no? Era la frase che girava sui social. Per cui questo è il mondo che ti trovi davanti, e però è studiato, cioè questo Bannon soprattutto è stato perverso, ma è stato efficace. No? Quando muoiono i bambini, insomma, il piccolo Aylan è morto 3 anni fa, e 3 anni fa funzionò il fatto di pubblicare sulle prime pagine dei giornali la foto del bambino. La gente si fermò perché aveva già cominciato a prendersela coi barconi e dire sparategli, fermateli. E adesso invece ti dicono, e che ci faceva lì? Perché sua madre l'ha portato lì? La colpa è di sua madre, non è mia, non è nostra. Qui si è arrivati a stravolgere la realtà. Ci ha provato Trump con i bambini quando li ha separati, no? La colpa è delle madri che li hanno portati lì, sapeva che l'avremmo fatto. La colpa è degli ebrei che sono andati in Germania, sapevano che l'avremmo fatto. Ecco, questo ribaltamento della realtà è quello che sta andando avanti in questo momento. Che storia ha questo governo? È cattolico. Cattolico, con 3 mogli, ma è cattolico, viene dal mondo cattolico. Scusi se le interrompo, sì. Il cardinale Burke l'ha portato in Vaticano nel 2014. Ecco, arriviamo anche a quello, pare che sia lui uno dei registi dell'operazione mediatica contro il Papa, per cui li stanno prendendo scientificamente tutti. Questo ovviamente prove non ce ne sono, però è evidente che il Papa, leader di valori universali, perché se c'è una realtà, mi dispiace per Orbán che è cattolico pure lui, però se c'è una realtà che è universale, che ha dei valori opposti rispetto a uno che fa il presidente dell'Ungheria e dichiara che lui vuole tornare all'Ungheria di 1100 anni fa, mi dispiace, io mi pare più un salafita che un cattolico, ecco, insomma, io non riesco a vederci nulla di cattolico. Delusione. Sì. Forse dicono che sono stati fatti entrare nell'Unione Europea dagli Stati Uniti per indebolire l'Unione Europea, questa è la battuta che gira, insomma, forse non è tanto una battuta. Però ecco, c'è questo aspetto, perché poi il nemico che salda questi... Beh, insomma, attenzione, l'Italia è qualcosa di inedito, è la prima volta nel mondo che ci sono 2 populismi che si saldano e che per colpa probabilmente di chi governava prima, che non è stato capace di fermare questa deriva o di capirlo, però è la prima volta che si saldano, e si saldano su 2 nemici, che sono l'Europa e i migranti. I migranti adesso li hanno fermati, adesso l'ultimo tentativo sarà quello di presentare in Consiglio dei Ministri l'abolizione della protezione umanitaria, che è l'unica cosa che Salvini può bloccare. Però ieri ho intervistato gli avvocati dell'ASGI, mi hanno detto benissimo, siccome cioè l'articolo 10 della Costituzione è l'unico articolo della Costituzione proprio preciso che dice tutto quello che bisogna fare per tutelare i richiedenti asilo, e siccome la protezione umanitaria è stata fatta per andare a completare la legislazione italiana, se ce lo tolgono andiamo diretti, perché non c'è nemmeno bisogno del giudice per arrivare alla Corte Costituzionale, lo intasiamo di cause e quindi non c'è problema, intasiamo i tribunali. Dall'altro canto che cosa succederà? Che l'Italia si riempie di, usiamo la parola brutta, perché clandestini, perché alla fine le vittime chi sono? Non gli stupratori, no, le vittime di violenza domestica, le vittime del caporalato, quelli che sono troppo poveri per tornare a casa propria, che alla fine uno dice va bene, sei qua da 10 anni, c'hai la famiglia, ma mi spiegava questa avvocata, attenzione, non è un dono, sono gli obblighi costituzionali, perché uno ha diritto alla salute, ha diritto alla vita privata, ha diritto alla famiglia, anche se è nato in Nigeria, perché questa è la nostra Costituzione e i valori costituzionali sono nati nel 1947, 45, 47, abbiamo discusso la Costituente, grazie ai padri costituenti, uno dei quali, no, era proprio citato prima, e tanti altri, insomma, voglio dire, i nostri valori sono quelli della Costituzione, e
così facendo si va contro la Costituzione. Allora, arrivo poi a dire che cos'è il volontariato. Il volontariato è sparito dal radar in questo periodo. Il terzo settore è sparito dal radar. Ma perché è nel mirino? Questi valori, il volontariato è la migliore incarnazione del terzo settore dei valori costituzionali. Poi ci possono essere deviazioni, ci possono essere i furbetti delle cooperative, però i valori sono quelli. La solidarietà, certo che adesso ci mettono vicino i giornali italiani che prendono i soldi da Bannon, il business della solidarietà, però non è un business la solidarietà, è un valore. Poi ci sarà chi ci fa business, probabilmente. L'accoglienza, la dignità, la vita. E la vita non comincia mica solo nella pancia della mamma, va avanti poi quando uno cresce, invecchia. Tutti questi valori vengono presi di mira, uno alla volta. E attenzione, siamo solo agli inizi, perché se si continua così i nemici vanno cercati, vanno ricercati, e si continua a cercare sempre qualcuno. Poi arrivano i disabili che danno fastidio nelle scuole, ma perché devono rallentare il programma delle nostre classi? Poi ci sono gli anziani, ma sono troppi, portano via i soldi con le pensioni. La Faglia, settimana prossima a Trieste, ci sarà un convegno delle ACLI, in anticipazione la posso dare, farà l'intervista, il Presidente mi diceva, presentiamo questa ricerca sulle 5 Italie che sono andate al voto. Qual è l'eccezionalità dell'Italia? Che la frattura generazionale, anziani, giovani, anziani ricchi, giovani poveri, o perlomeno anziani più, con più propensione al risparmio, giovani con più alto rischio di povertà, si salda con quella geografica. Se stai al sud e sei giovane, sei messo male. Se stai al nord e sei anziano, stai messo meglio. La politica sta cercando risposte a questo, sta cercando il bene comune o sta cercando di mettere contro? Ecco, qui io vedo i corpi intermedi. Vedo i corpi intermedi, vedo la società che fa quello che diceva lei e fa quello che diceva lui. Ci troviamo a vedere nel palazzo come si può aiutare. Ho chiesto a Rossini, ma lo chiedo a Marsico. Ma mi hai sentito dire di un prete che ha mandato via una famiglia di italiani che non aveva da mangiare e l'ha data a una famiglia di immigrati? Mai sentito. Eppure prima gli italiani. Ma i Borsini mi diceva, ma beh, noi facciamo solo cose per gli italiani con le altre. Ma che facciamo? Ma facciamo le cose per tutti e poi ci stanno gli italiani e gli stranieri. E qualsiasi prete che si occupa di carità ti dirà, ma io ho semplicemente allargato la tenda, i paletti della tenda. Faccio quello che facevo prima per gli italiani e poi ci sono anche gli stranieri. E le messe per i poveri fanno lo stesso. Ma a Milano, 25 anni fa, fra Stefano Invernizzi, che adesso sta in Russia, aveva messo le tessere, in modo che così gli italiani, che erano più anziani, non venivano superati dagli stranieri che arrivavano prima e si prendevano il pasto, in modo che ciascuno avesse un pasto. Ma ci ha pensato un quarto di secolo fa. Ma dove ci vogliono portare? Io il volontariato l'ho sempre visto molto, ma molto più avanti. Le mense per i poveri, appunto, gli ambulatori per i poveri. Io non ho mai sentito di una donna che sia stata mandata o abortire, oppure una donna italiana o un uomo italiano che non sia stato curato. Sento semmai di anziani che hanno vergogna di andarci e non ci vanno, oppure cercano di andare in un'altra parrocchia perché non si vogliono far vedere, ma giustamente. Ma che deve fare? Non lo so che deve fare di più la Chiesa. Fa 26.000 accoglienze di immigrati, no? Lo diceva Monsignor Galantino. Uno diceva, prendono i soldi. No! Perché poi Migrantes e la Caritas fanno i corridoi umanitari e sono a spese loro. Sono a spese delle comunità che lo fanno. E ci sono tante esperienze di volontariato. Io ne ho incontrata una bellissima a Torino, sono andati avanti ad accogliere i profughi dei corridoi umanitari e hanno fatto così, si sono messi d'accordo. Stiamo aiutando gli italiani, aiutiamo anche questa famiglia di immigrati insieme e hanno fatto il gruppo. E si aiutavano tutti. Ed era una banca del tempo, uno che lo porta a fare gli esami, un altro che lo porta a scuola, un altro che lo porta dal medico, un altro che gli insegna l'italiano. E poi facciamo anche quello per gli italiani. Ecco, il conflitto che viene creato che alimenta il populismo, no? Però non è documentato. Per dare l'ultimo dolore, Profugopoli, il libro che ha buttato fango, l'ha scritto Mario Giordano, obiettore di coscienza dell'Azione Cattolica. Certo, perché quando gli conveniva era cattolico. Adesso non lo so che cosa, adesso scrive per La Verità.
E l'altro è Del Debbio, voi lo conoscete, no? quello che ha mandato i filmati, che ha continuato a mandare i filmati, quello degli immigrati che vanno a prendere, che buttano via il cibo invece degli anziani che vanno al mercato a prenderlo. La ragazza aveva sentito il ciclo d'inverno, quando bisogna fare i soldi, poi dopo si va da un'altra parte, insomma. Questa è la verità, e questa è la verità che è manipolata e che porta al rancore, che ha delle basi sociali e delle basi solide esistenti, però poi dopo. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire, e credo che sia importante, è l'Europa. Io penso che l'ancoraggio dell'Italia, della società civile italiana, che avrà un ruolo sempre più importante, io vedo l'ILVA, il ruolo importantissimo che ha avuto il sindacato nel portare a termine questa trattativa, Bentivogli è stato bravissimo, per cui ci sono delle risorse che devono uscire e che devono portare nuove idee, ma nuova speranza, perché questo populismo non ha idee, questi populismi non hanno idee, poi alla fine quando devono fare qualcosa fanno quello che facevano gli altri, si vuole cambiare tutto, va bene, però non hanno idee, non portano nulla, vanno poi a scontrarsi contro la Costituzione, per cui il prossimo obiettivo dopo l'Europa sarà anche la Costituzione. Questo dobbiamo aspettarci, su questo bisogna dire chiaramente di no. Però l'Europa è importante, ma non questa Europa e basta, perché è chiaro che questa Europa non piace a nessuno, se l'Europa solo che dice di no, anche se poi, attenti bene, io francamente il ministro delle finanze tedesco lo assumerei qui, perché far pagare le tasse non è così facile come lo fanno loro, lo fanno bene, e noi abbiamo questo grosso problema. Comunque, da 60 anni, 70 anni non c'è guerra. Però l'Europa è come dice Monsignor Simoni, i nazionalismi ci hanno portato alla guerra, l'Europa ci ha portato alla pace, è inutile che ci giriamo intorno. E questo è il dato fondamentale e oggettivo, e non so neanche chi in buona fede possa metterlo in discussione. Poi uno può dire ma l'euro, beh, ma se ci danno i soldi noi non li usiamo, cominciamo a usarli tutti. Cominciamo a vedere dove sono finiti, cominciamo a vedere quelle regioni come li hanno usati, soprattutto quelle del sud. Il giudice Gratteri, se lo intervisti, ti dice ma con tutti i soldi che sono arrivati in Calabria dovrebbe essere la Svizzera. E allora non è colpa dell'Europa. E lì dov'era la società civile? Ci vuole vigilanza, ci vuole una cittadinanza diversa, Giulio, sui social, cioè bisogna portare anche messaggi, non litigare, ci vuole stile. Lo stile che diceva lui prima, quello della carità silenziosa, ma anche della correzione dell'opposizione netta. Cioè, noi non ci siamo e non ci stiamo su queste cose, non è giusto. Non è giusto che voi diciate questo. Caro amico, questo non lo puoi dire. Perché comunque, ripeto, la Costituzione è già bene comune, va difesa. Sono valori comuni, sono i nostri valori. L'Europa è un valore comune. L'Europa, diceva sempre Rossini delle Alpi, ma poi tu hai anche altre idee belle anche tu, per esempio un sussidio, l'antica idea che avevano le Acli di fare il sussidio di disoccupazione pagato dall'Unione Europea, perché così l'Unione Europea serve a qualcosa, ma il volontariato europeo, le reti che ci sono, portiamole, facciamole vedere che ci sono, facciamo vedere che cosa si fa insieme con gli altri cittadini europei. Io credo che partendo da questo si possa fare molto, l'Europa delle Caritas, l'Europa delle associazioni, l'Europa delle reti che ci sono e che devono far sentire la propria voce, se no veramente si vince l'Europa della paura, l'Europa dei nazionalismi e l'Europa della chiusura, e io non so questa francamente che futuro darà ai miei figli, io ho veramente paura per loro, perché questa Europa e quest'Italia francamente non sono quella che avevo, e allora se c'è un sogno ce l'avevo anch'io quando ero giovane, io sono riuscito a diventare quello che volevo, però l'Europa che sognavo non l'ho mica ancora vista, e poi ha ragione, non possiamo lasciare sto mondo così, non va bene, qualcosa bisogna fare. Grazie. Se c'è una richiesta bruciata sulle cose dette, se no faccio parlare anche Marzico. E poi, prego. Risulta o non risulta questa storia che Cambridge Analytica è stata utilizzata dalla Lega? Non c'è la prova. Non c'è la prova.